L'intervento di oggi vuole sostanzialmente fare un sorvolo su quello che è per noi addetti ai lavori un argomento importante, direi molto importante, che si sta trascinando da alcuni mesi e che è finalmente diventato totalmente operativo. Qua siamo a posto, quindi datemi un ritorno, registrazione domande, siamo a posto, io questa la sposto e così ci vedo anche meglio. Benissimo. Dicevo, un sorvolo su questo ecobonus 110, questo famigerato oramai ecobonus 110, un sorvolo da operatori del settore, perché lasceremo, come è naturale che sia, tutti i cavilli e le cose molto molto più tecniche a ciascun cliente che le possa affrontare con il suo referente fiscale, lo studio del commercialista, nell'approccio alla esecuzione delle pratiche. Però questo sorvolo vuole dare un senso pratico ad alcune domande che spesso ci vengono poste in questi mesi, da luglio in particolare, e anche fare un po' un focus su quali sono e quali possono essere gli interventi su cui poter applicare queste agevolazioni fiscali. E allora, velocemente un po' la storia di questo decreto. Nel mese di maggio, lo ricorderete tutti, uscì il decreto rilancio dopo l'emergenza del coronavirus, e all'interno di questo decreto rilancio, che aveva evidentemente abbracciava un sacco di interventi per il nostro paese, c'era, per quanto ci riguarda, un articolo molto importante, che è l'articolo 119. L'articolo 119 riguarda la possibilità di godere di una detrazione fiscale a fronte di una serie di interventi per l'efficientamento e la riqualificazione energetica delle nostre case e dei nostri condomini. Questo articolo è abbastanza complesso, se vogliamo, nella sua stesura originale, poi ci sono state una serie di adeguamenti e aggiornamenti. In buona sostanza, il percorso è finito in questi giorni. A maggio è uscito il decreto, a luglio i primi decreti attuativi, poi le pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Se non sbaglio, un paio di settimane fa c'è stata la pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto attuativo, e oggi, proprio oggi, sembra essere da oggi operativo, come da programma, il portale per l'Agenzia delle Entrate per poter accedere a quella che vedremo fra un attimo è la cessione del credito, questa possibilità particolare. Quindi ricordo qui un aspetto abbastanza importante. Ad oggi non ci sono state nessun tipo di comunicazione diversa. Il periodo nel quale poter fruire di questa detrazione va dal 1° luglio scorso, quindi 2020, al 31 dicembre 2021. Staremo a vedere se sono sostanzialmente 18 mesi, ma onestamente siamo tutti già a metà ottobre, quindi si narrava, si vociferava potesse esserci un prolungamento più in là nel tempo. Questo lo staremo ovviamente a vedere. Ma per cercare di inquadrare un po' questo super bonus, che per noi poi si traduce, lo ripeto più volte, in eco bonus. Sì, scusate, mi dicono dalla regia che se ci sono delle domande avete lo strumento sul quale poterle scrivere, e cercherò verso la fine di darvi possibilmente delle risposte in diretta, altrimenti poi mi riserverò una risposta in privato. Dicevo, questo super bonus, che per noi si traduce in eco bonus, in quali contesti si può vedere applicato? Ebbene, si può vedere nelle strutture immobiliari, quindi i condomini. Senz'altro siamo una nazione e alcune città molto ricche di condomini, nelle case, nelle unità immobiliari singole, ovviamente che facciano capo a persone fisiche, quindi non ad aziende o imprese, quindi la cessione, il credito, la detrazione è per le persone fisiche, e istituti autonomi, le case popolari, altri tipi di immobili legati alla legislazione europea che prevede la cessione da parte dello Stato, alle cooperative in abitazione in divisa, le ONLUS, e anche nelle società dilettantistiche è prevista la possibilità di efficientare, da un punto di vista energetico e non solo, gli immobili legati al
adibiti agli spogliatoi, evidentemente, per quanto riguarda le società dilettantistiche. Un aspetto molto importante, dicevamo all'interno di questo articolo 119, è che il legislatore ha creato due macrofamiglie, se possiamo definirle in questo modo, ovvero gli interventi cosiddetti principali o trainanti, e poi, lo vediamo nella prossima schermata, gli interventi trainati. Gli interventi principali sono esattamente quegli interventi che poi daranno la possibilità ad accedere alla detrazione fiscale del 110%, fermo restando tutta una serie di cavilli tecnico-burocratici, e sono principalmente l'isolamento termico, ovvero il cappotto dell'abitazione, del condominio, con un vincolo di una superficie ristrutturata di almeno il 25% della superficie lorda, e che prevede dei massimali, in questo massimale di spesa. In questo preciso contesto io non ho riportato i massimali di spesa degli interventi che non riguardano specificatamente il nostro settore, sono ovviamente tutti consultabili. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi il riscaldamento per le parti comuni, e la sostituzione degli stessi anche ovviamente sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari di edifici, come leggete, plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Su questo punto faccio una nota, perché solo qualche settimana fa è stato chiarito questo aspetto, in quanto inizialmente una classica struttura, come esistono in molte delle nostre città, di villette a schiera, che avessero degli accessi certamente privati e singoli, ma che questi accessi si affacciassero su una viuzza privata, la quale a sua volta si affaccia sulla via pubblica, ebbene quel contesto era stato assimilato a condominio. Con questo piccolo chiarimento si specifica il fatto che è fondamentale che l'edificio, l'immobile, sia indipendente da un punto di vista funzionale, quindi dei servizi, a prescindere che poi abbia la stradina comune per uscire poi in strada. Quindi è stata una specifica importante e che evidentemente ha liberato a tutta una serie di possibili interventi su un numero di case molto. Gli interventi antisismici sono un altro degli interventi principali e trainanti, e che arriva già dal sisma bonus, già presente con delle detrazioni decisamente inferiori, è stata elevata al 110%, ovviamente per gli interventi del periodo, abbiamo detto, 1 luglio 31 dicembre. Quindi questi sostanzialmente il cappotto, la parte termica, sia condominiale per le parti comuni o singola per gli edifici singoli monofamiliari, e il sisma bonus e l'intervento antisismico sono i principali interventi trainanti previsti nell'articolo 119 del decreto. Immediatamente dopo ci sono una serie di interventi invece cosiddetti aggiuntivi o da noi trainati, e sono sostanzialmente una serie di interventi che devono essere realizzati insieme ad almeno uno degli interventi precedenti, quindi i principali o trainanti, e si differenziano in efficientamento energetico in senso lato, impianti fotovoltaici, e aggiungo io, e accumulo di energia elettrica, e le colonnine di ricarica elettrica. Questi sono i principali interventi trainati o aggiuntivi per quanto concerne evidentemente poi il nostro specifico settore elettrico o di energie rinnovabili. Ma la detrazione nella misura del 110%, poi capiremo perché 110 e non banalmente 100%, va ottenuta con una serie di interventi. È una detrazione che prevede diciamo, il rientro, il risparmio in 5 quote, in 5 anni sostanzialmente, ed è importante sottolineare entro i limiti di capienza del committente, della persona fisica, del privato. Entro i limiti di capienza è un aspetto abbastanza importante su cui io non mi addentrerò particolarmente, ma l'esempio tipico potrebbe essere che stimo un intervento di 50.000 euro nel suo complesso, ma io normalmente come persona fisica pago 2.500 euro all'anno, ebbene
i 50.000 euro, chiedo scusa, divisi 5 anni sarebbero una quota superiore a quello che è la mia capienza annuale, e quindi io potrò godere della detrazione solo entro i limiti della mia capienza e non oltre. A tal proposito, però, la novità importante di tutto questo settore è la possibilità di ottenere dall'azienda o addirittura attraverso l'azienda la cessione del mio credito. A quel punto viene un po' a mancare quel vincolo per il quale ho una capienza limitata e intervento per il quale volevo pagare tutto, ma non sarei riuscito a scaricare completamente tutto. Ebbene, c'è la possibilità di cedere il mio credito completamente all'azienda e quindi effettuare un intervento a costo sostanzialmente zero, o meglio, senza sborsare nessun quattrino nell'immediato, e cederlo all'azienda committente. Ma non solo, la novità importante è che, rispetto all'anno scorso, che era uscita una bozza di cessione del credito, ma era vincolata esclusivamente alla cessione diretta all'azienda che realizzava i lavori, con questo nuovo decreto la possibilità di cedere il credito è ad ampio spettro, cioè posso cederla direttamente all'azienda che mi fa i lavori, che si sarà a sua volta organizzata in un certo modo, posso cederla anche direttamente io come persona fisica al mio istituto di credito, la mia banca, la quale attraverso una serie di proposte mi finanzierà sostanzialmente l'intervento, tenendosi quello che è il loro margine di interessi ovvio e naturale. Il 110%, abbiamo detto che il 10% rappresenta proprio quel cuscinetto per permettere agli operatori finanziari, operatori del settore, di avere un minimo di margine operativo per poter finanziare poi gli interventi a valle. Ecco perché del 110%. Ma per poter arrivare al dunque, quindi effettuare questi interventi di miglioramento energetico e godere quindi della detrazione 110%, io sono obbligato ad effettuare gli interventi trainanti principali, tali per cui la mia abitazione possa godere di un miglioramento di almeno due classi energetiche. Questo è un punto fondamentale. Oppure, laddove non sia possibile, dice il testo, la massima classe. Ad esempio, è se io sono in penultima, o meglio, seconda classe rispetto alla prima, non potrò evidentemente saltarne di due, quindi sarà sufficiente fare un intervento che mi porti dalla seconda alla prima e non oltre, perché non ce ne sono altre. Quindi è importante, comunque, la stragrande maggioranza dei casi sarà quello di ottenere il miglioramento di due classi energetiche. Questo miglioramento deve essere tassativamente certificato attraverso un attestato di prestazione energetica, il cosiddetto APE, il quale dovrà essere redatto ante intervento, quindi prima dell'intervento, all'atto della idea del committente, del cliente finale, di voler fare un certo tipo di intervento nella propria abitazione. Quindi deve esserci un APE certificato pre-intervento, e poi ci sarà necessariamente un APE post-intervento che dimostrerà il miglioramento delle due classi energetiche. Questi APE poi andranno consegnati, spediti e tenuti per dimostrare la bontà degli interventi. Il professionista che seguirà i lavori, il direttore dei lavori, è tenuto ad asseverare gli interventi, quindi presentare delle relazioni tecniche che dimostrano anche l'utilizzo di una certa tipologia per alcuni interventi di materiali. Quindi l'intervento non può essere banalmente fatto senza considerazioni preventive e immediatamente successive. Il fatto di essere asseverati da tecnici abilitati, ricordo anche che nel decreto c'è un passaggio, se non ricordo male, che dichiara che il professionista ufficiale iscritto agli albi del suo ramo, ma deve anche presentarsi con una polizza assicurativa che lo copra con un massimale decisamente importante, non ricordo la cifra esatta, per poter garantire eventuali danni da mendace dichiarazione, piuttosto che da errori palesi anche involontari. Quindi i tecnici sono tenuti comunque a presentare delle
asseverazioni di quanto sta venendo realizzato e anche devono dimostrare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Queste spese o questa congruità normalmente viene confrontata su dei capitolati, dei prezzari disponibili sia per la regione, sia per il MISE, sia a livello nazionale. Quindi ci sono una serie di prezzari su cui poter confrontare il tipo di intervento e il costo di intervento che sto applicando per andare verso l'opera in fase di costruzione. Ci sono, e qua mi soffermo sul nostro invece di specifico settore, ci sono dei massimali di spesa ammessi. Nello specifico, dicevo, ci sono dei massimali nel cappotto, ci sono dei massimali nella parte termica. Nel caso nostro, degli impianti fotovoltaici, ci sono dei massimali legati anche, scusate che guardo se qua è tutto a posto, sì. Ecco, per chi si dovesse essere attivato da poco, non preoccupatevi, verrà divulgato negli stessi canali il link della registrazione di quanto stiamo dicendo adesso in diretta. Dicevo i massimali. Allora, nel caso degli impianti fotovoltaici, il massimale è di 48.000 euro e dice testualmente il testo, entro il limite di spesa di 2.400 euro per kilowatt picco, per kilowatt fotovoltaico. Ho messo un asterisco, lo vedremo fra un attimo perché. Di potenza nominale, dicevo, dell'impianto solare per ogni singola unità immobiliare. Contestualmente è possibile, lo vedete verso il basso, installare anche un sistema di accumulo di energia, che anche su un massimale, in questo caso legato alla capacità dell'accumulo espressa in kilowattora, ed è di 1000 euro per kilowattora. Ma la cosa importante è che il testo dice espressamente l'installazione di sistemi di accumulo contestuale o successiva. Quindi ricordo, magari mi ripeterò dopo, che se oggi viene realizzato un intervento fotovoltaico trainato dagli interventi trainati, quindi abbiamo detto il termico, il cappotto e quello che serve per migliorare le due classi energetiche, viene agganciato un impianto fotovoltaico che potrà evidentemente godere del 110% e successivamente, evidentemente entro il periodo per adesso previsto dal decreto, vado ad installare un impianto di accumulo che adesso si aggancia, ebbene quell'impianto di accumulo avrà e potrà godere della detrazione fiscale del 110. Certo è che, come vedete, c'è un altro passaggio un po' particolare, cioè il fotovoltaico è, diciamo, vincolato alla cessione dell'energia in eccesso rispetto ai consumi domestici verso la rete, verso il gestore dei servizi. Questa è non consumata, evidentemente. Questa energia però, la novità è che non viene in nessun modo, giustamente in parte, visto che già stiamo prendendo il 110%, retribuita. Ed ecco che magicamente sono esplose le richieste dei sistemi di accumulo, proprio per cercare il massimo possibile di preservare la propria energia in eccesso durante il giorno e poterla sfruttare in diversi momenti della giornata o evidentemente della notte. L'esempio tipico, lo faremo dopo al volo un attimo, è che oggi qui a Padova c'è una giornata tempestosa, ebbene quel mio sistema di accumulo, se avessi avanzato un po' di energia dal giorno precedente, mi starebbe dando autonomia alla casa pur non essendoci il sole. Questo è fondamentale, diversamente l'avrei prelevata per tutto il giorno dalla rete. Quindi ricordiamoci questi due massimali, 48.000 euro il massimale del comparto fotovoltaico con un massimo di kilowatt fotovoltaico, fa fede evidentemente la pratica di allaccio al GSE, che ricordo ancora una volta, nell'ambito residenziale quantomeno, fa fede il generatore inferiore tra i due. Mi spiego, se monto arrotondando dei moduli fotovoltaici il cui conteggio non sia perfettamente di 5.000 watt, ma il conteggio diventa 5.250 watt a tetto perché sono della taglia da 340, un esempio, e monto invece l'inverter fotovoltaico Growatt da 5.000 watt, certificato per 5.000 watt, tra i due generatori, quello inferiore è l'inverter e quindi la pratica viene fatta secondo la sua potenza certificata, in questo caso
5.000 watt, pur avendo qualche centinaio di watt in più sul tetto che mi possono servire, in particolare se ho il sistema di accumulo Growatt che permette di caricare le batterie in lato continuo. Una postilla è quell'asterisco rosso lì. Perché? Perché c'è stato un chiarimento recentissimamente qui a fine settembre dell'Agenzia delle Entrate che ha specificato che il massimale dei 48.000 euro è da intendersi per singolo intervento tra fotovoltaico e sistemi di accumulo. Se prima poteva sembrare essere un tutt'uno nella somma tra fotovoltaico e accumulo con i massimali dei 2.400 e dei 1.000 euro a kilowattora, ma al massimo avrei potuto arrivare a 48.000 euro, ebbene non è più così, anzi non è così, ma il massimale totale è di 96.000 euro, quindi posso avere un massimo di 48.000 euro sulla parte fotovoltaica e un massimo di 48.000 euro sulla parte di accumulo. Ricordo che in questo caso che gli impianti sono previsti fino a 20 kW di impianto fotovoltaico, dopodiché si passa in officina elettrica e diventa un altro mondo che non c'entra niente con le detrazioni fiscali, gli ecobonus, i superbonus. Tant'è che l'esercizio stupido che uno può fare è 48.000 diviso 2.400 euro a kilowatt uguale 20 kilowatt, non è nata ovviamente a caso. Quindi ricordatevi, non limitatevi nella scelta della capacità, in questo caso dell'accumulo, perché se il tetto è quello, evidentemente quelli sono gli spazi, lo massimizzerò in termini di efficienza dei pannelli e ci metterò il mio inverter ibrido o normale, ma sulla parte batterie cercate di stare adeguati alla potenza fotovoltaica disponibile per poter avere un buon polmone di energia da poter caricare e poi usufruire nei momenti nei quali c'è la necessità. Questa era una cosa importante. Saltando invece ad un altro argomento velocissimamente, le colonnine di ricarica. Ebbene, sono a tutti gli effetti riconosciute anche queste dal Superbonus 110, Ecobonus 110, sono riconosciute anche loro nelle spese, diciamo nel periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, sono sempre ovviamente in 5 anni, sono aggiungibili o meglio detraibili solo se sono abbinate ad uno degli interventi trainanti, lo ricorderò più volte perché da sola la colonnina la potete detrarre solo al 50% come prima, da solo il fotovoltaico al 50% come prima, ma se agganciati agli interventi trainanti, quindi il termico piuttosto che il cappotto se serve, insomma quelli che dimostrano il passaggio delle due classi energetiche, potete agganciare anche la colonnina, colonnina che non deve avere una potenza superiore ai 22 kW e che vi permette di avere, chiedo scusa, potete anche integrare nel voci di spesa anche la richiesta di aumento di potenza contrattuale. Anche qui c'è una piccola diatriba, sembra essersi chiarita proprio in queste ore, perché viene detto ad un aumento di potenza contrattuale fino ad un massimo di 7 kW. Questo non è molto chiaro, nel senso che fino ad un massimo di 7 kW totali o ad un massimo di 7 kW in più rispetto alla potenza installata del mio contatore attuale dell'abitazione, sembra che siano in più. Quindi posso aggiungere evidentemente un contatore dedicato per la stazione di ricarica dell'auto fino ad un massimo di 7 kW in monofase, immagino in questo caso, e comunque posso scaricare o meglio detrarre anche le spese di allaccio di questo nuovo contratto entro e non oltre un massimale di 3.000 euro onnicomprensivo, quindi colonnina più intervento del nuovo contatore. Difatti le colonnine oramai in maniera automatica stanno venendo agganciate all'accumulo, al fotovoltaico, i quali a sua volta sono agganciati all'intervento trainante. Quindi è diventato un elemento normale nella vendita e nell'installazione di un impianto fotovoltaico. A prescindere che il committente finale abbia o non abbia l'auto elettrica adesso, ma vi sarete resi conto che la crescita del comparto dell'auto full elettrico plug-in in questi ultimi mesi è davvero esponenziale. Arrivati a questo punto, poi magari prima dei prodotti mi fermo un secondo se c'è qualche domanda particolare, mi sono segnato due o tre botte risposte, due o tre domande.
che sono arrivati in questi mesi non solo a noi, ma anche agli operatori più ad ampio spettro, come le imprese edili, le imprese che vanno a sostenere i cappotti, vanno a costruire i cappotti. Lavori iniziati prima del 1 luglio. Ebbene, anche sì, nel senso che la norma fa riferimento alle spese sostenute nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2021. Quindi un esempio tipico potrebbe essere: ho iniziato i lavori tra aprile, maggio, giugno e non ho ancora documentato ed effettuato nessun tipo di spesa e pagamento. Ebbene, in accordo col vostro costruttore, con l'impresa, potete effettuare i pagamenti nelle modalità previste, evidentemente, per poter accedere anche se il lavoro è iniziato alcuni mesi prima, ma non sono mai state effettuate delle spese rendicontate. I pagamenti, anche qui sarà un tema molto più approfondito da chi è diciamo, l'impresa che si rivolge al cliente finale. Comunque sono sostanzialmente esclusivamente di tipo bonifico bancario, riportante nelle voci il codice fiscale del beneficiario, cioè dell'utente finale, e citando la nuova, appunto, normativa, deve essere citata nella causale. La nuova normativa legata all'ecobonus, al superbonus 110, e deve essere indicato, questa è un'altra piccola novità, tassativamente il numero di fattura della impresa costruttrice dell'impianto o degli impianti. Devo essere un proprietario dell'immobile? Sì, devo essere il possessore dell'immobile oppure il detentore, questi sono casi magari diversi, cioè il detentore è colui che ha più immobili, magari in locazione d'affitto, e che fanno capo a più, per esempio, condomini, ebbene può goderne indirettamente della detrazione nei limiti sempre dell'intervento dell'efficientamento energetico e dell'ecobonus, come abbiamo visto prima. I familiari e conviventi certificati contribuiscono alla detrazione e quindi un po', se vogliamo, a quello che abbiamo detto prima, cioè alla capienza fiscale, quindi sì, possono in tutti i modi e a tutti gli effetti contribuire alla detrazione fiscale. Solo la prima casa può godere dell'ecobonus? No, anche la seconda casa, è una novità che poi è emersa qualche settimana, mese dopo l'uscita del decreto all'inizio, con un massimo evidentemente di due, sono escluse le case in categoria A1, A8, A9, cioè le case di lusso, signorili, castelli e altri tipi di palazzi storici. I condomini invece hanno una questione a parte per quello che abbiamo detto prima, cioè il proprietario di più immobili in locazione può avere più momenti nei quali va a detrarre la detrazione fiscale e l'intervento. Restano valide le detrazioni? Sì. Cioè, se io oggi realizzo un intervento a prescindere da quelli trainanti, quindi il termico o il cappotto che non mi garantiscano il superamento o l'innalzamento di due classi energetiche, posso comunque fare tutti i miei interventi che voglio, siano essi elettrici, fotovoltaico, accumulo, colonnina o termici, e godere della detrazione che c'era prima del 50% e del 65%. Con una novità, lo ricordo, che queste detrazioni ammettono la cessione del credito anche per la loro quota del 50 o del 65%. Abusi edilizi era una questione proprio delle ultime settimane, ebbene non è chiara, io qui ho scritto un appunto, ma non è ancora, secondo me, molto chiara, perché c'è stata una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate delle Marche che ha dichiarato che se l'abuso è un modesto lavoro, l'intervento può procedere per il suo iter e non bloccare la possibilità dell'intervento in ecobonus. È chiaro che, aggiungo io, ho scritto questo intervento, per quanto modesto esso sia, non deve in nessun modo incidere negativamente sull'intervento stesso, altrimenti non evidentemente va in scontro diretto. Però questa è una materia molto particolare, perché come potete immaginare, finché non c'è una o più dichiarazioni ufficiali, si corre il rischio di fare dei lavori magari su case che hanno qualche lavoro non ancora
diciamo dichiarato e vedersi cadere o perdere tutto il vantaggio della detrazione fiscale. La capienza fiscale l'abbiamo detta prima, quindi è proporzionale alla capienza del beneficiario. E una domanda che era stata fatta la scorsa settimana, ma può l'impresa negare lo sconto in fattura? Beh, questo fa parte degli accordi contrattuali tra impresa e cliente finale, cioè se prima si è contrattualmente concordata la cessione del credito, evidentemente non può ritirarsi. Viceversa, se non la si è concordata, penso che sia assolutamente nel suo arbitrio quella di poter non accettare la cessione del credito se non preventivamente concordata. Nuovo fotovoltaico su impianto esistente. Evidentemente sto parlando di un fotovoltaico che viene trainato da altri interventi, ma guarda caso su una casa che ha già un impianto fotovoltaico esistente, magari di 2, di 3, di 4, di 5 anni. Sì, è possibile nel rispetto totale del singolo ramo, cioè deve essere un impianto ex novo, che poi faccia capo allo stesso contatore, ma deve essere ex novo, deve avere la sua quota di moduli fotovoltaici, il suo inverter dedicato, l'eventuale suo accumulo dedicato e uscire poi verso la rete elettrica. Quindi è possibile ed è ovviamente agganciabile, restando gli interventi trainanti. Nuovo sistema di accumulo su impianto esistente? No, non è possibile installare solo l'accumulo. Noi sapete che abbiamo dei sistemi retrofit universali che permettono di installare l'accumulo su impianti esistenti di qualsiasi marca e modello, però se questo è un intervento per il quale si vuole ottenere il credito del 110%, ebbene da solo non può essere fatto, ma non può essere fatto nemmeno da solo agganciato ad un intervento trainante, perché manca il fotovoltaico nuovo. Quindi l'accumulo si installa solo se contestualmente o successivamente c'è un impianto fotovoltaico nuovo che gode poi della detrazione fiscale del 110%. Quindi penso e spero che sia stato abbastanza chiaro. Io vedo un secondo se ho qualche, per caso, domanda, se riesco. Ti sento, ti vedo. E qua, salve. Ecco, magari le leggo se vi fa piacere fra poco, perché non riesco a capire come allargare questa finestra. Allora, io direttamente al dunque, dopo aver sorvolato questi aspetti dell'ecobonus, alcuni sicuramente chiari, altri forse meno, e avervi specificato di non voler approfondire i dettagli super operativi, che poi sono compito di i vostri colleghi e professionisti e consulenti, però era importante dare quelle informazioni principali che ad oggi sembrano ormai assodate. Lo ricordo che oggi non ho ancora avuto dei feedback, ma oggi ufficialmente si è aperto il portale dell'Agenzia per la registrazione delle cessioni dei crediti. Quindi da oggi teoricamente dovrebbe movimentarsi in maniera molto molto massiccia, se tutto funziona regolarmente, il mercato. Già per quanto ci riguarda è stato molto molto buono negli ultimi mesi, pur essendoci stato il lockdown di mezzo e una serie di problemi, ma insomma stiamo andando avanti. Adesso una carrellata di slide senza voler fare la autopromozione necessariamente sempre di Grovat, ma per darvi qualche spot su taglie, su funzioni che tornano molto utili, per esempio proprio nel caso di Ecobonus 110 con interventi trainanti di tipo, per esempio, termico. Questo è molto importante. Questa slide invece vi ricorda solo, vediamo se è tutto a posto, questa slide vi ricorda solo che dal 1° di settembre Grovat in Italia ha deciso di applicare una sorta di, chiamiamola, promozione fissa, 10 anni di garanzia su tutti i prodotti che vanno dall'1 kW al 20 kW, siano essi inverter, siano essi trifase, monofase, sistemi di accumulo, batteria e accessori, evidentemente per i sistemi. Quindi è una operazione molto forte, non necessita di nessun tipo di registrazione. Se prima per ottenere 10 anni c'era la necessità di registrarsi su alcuni prodotti attraverso il portale, oggi è di default.
fa fede la fattura di acquisto attraverso il vostro distributore di fiducia, eccetera, con un periodo di franchigia dello stock a magazzino. Gamma inverter, ovviamente ci concentriamo sulla residenziale ed in particolare ci concentriamo sulle serie digitali. Questo l'ho inserito perché è il nuovissimo MIC TLX che nelle prossime settimane, un mese e mezzo circa, dovrebbe arrivare disponibile anche sul mercato Italia. E lo vedremo fra un attimo perché nel frattempo vi do due dati sulla serie TLXE che è già in commercio in Italia dal novembre dell'anno scorso. Ha ottenuto uno straordinario risultato, un po' per l'estetica, evidentemente molto piacevole. Un po' per le funzioni, un display a soft touch OLED, ma le taglie tutte da 2,5 al 6 senza farsi mancare nessun passo di mezzo. Le funzioni, è una macchina a due inseguitori, completa di sezionatore e scaricatore in classe 2 a lato corrente continua ed è dinamica e intelligente. Nella parte inferiore ci sono ben due porte, la classica USB che serve ad inserire il tool del monitoraggio e eventualmente la smart key che serve ad aggiornare il firmware o agganciarsi con lo smartphone e produrne delle impostazioni o addirittura l'autotest. L'autotest direttamente da smartphone viene fatto non più quindi con le 24 foto dello schermo che poi dovevano essere consegnate al perito, viene creato un documento non editabile, condivisibile da smartphone, quella smart key la si toglie, la si tiene nel sacchetto degli attrezzi per il prossimo inverter. E poi la porta COM, che è una porta multifunzione anch'essa, che prevede la possibilità di connettere un meter, adesso vi faccio vedere cosa serve, ha di serie un doppio contatto, un'uscita in tensione pulita per pilotare, ecco qui che mi aggancio al termico, per pilotare per esempio le pompe di calore. Pompe di calore impostando delle soglie di attivazione e disattivazione attraverso lo smartphone su questa uscita, posso abilitare o disabilitare la mia pompa di calore in rapporto alla produzione fotovoltaica che ho in quel momento. Quindi se ho eccesso di fotovoltaico dirò alla mia pompa attivati, vai, scalda l'acqua con il sole, quando scende il sole sotto una certa soglia, sganciati e se serve poi fallo alla sera dall'Enel evidentemente o dal mio sistema di accumulo. Dicevo, questa è la smart key, quella principale, quella in piedi è la nuova USB che viene fornita, l'installatore ne compra una per tutti i suoi impianti e la usa, è un generatore di rete locale al quale potersi connettere con lo smartphone in cantiere, evidentemente. Abbiamo già visto che permette di fare una serie di operazioni, dal setting all'autotest delle tutte le serie X per Growatt, che sono la TLX, la XE e la MAX, la MAX, e a breve vedrete tutte le nuove serie X che stanno per arrivare in Italia. Questa macchina è accessoriabile con un sensore, un meter che vedete al centro, che vi permette di monitorare l'autoconsumo domestico, ma anche di abilitare, per esempio, la funzione Export Limit, ovvero la possibilità di non immettere l'energia in eccesso verso rete. Ebbene, in questo caso solo con l'inverter, quale può essere il senso? Solo tecnico, perché non volerla buttare via verso rete per forza, beh, insomma, non ha molto senso. Se avessi delle batterie, certamente sì. Ma è successo, forse ve l'ho già detto qualche mese fa, di alcuni impianti, per esempio di fondolinea, che hanno il problema che la tensione ai morsetti dell'inverter è più alta dei valori di norma e quindi l'inverter per norma sgancia. Ebbene, abilitando la export limit in percentuale, che può essere 0 a 100, ma ipotizziamo di farla all'80%, quindi evito di immettere l'80% dell'eccesso, riesco a tenere più bassa la tensione non incontrando un'elevata impedenza in corrente verso fuori e riesco a non far sganciare l'inverter che altrimenti avrebbe dovuto o subire una modifica non troppo diciamo equa perché non si possono fare le modifiche o avrebbe avuto bisogno di chiedere a Enel una modifica dei valori, ma se rientranti nelle loro percentuali l'impianto non sarebbe andato, in buona sostanza. La nuova serie MIC TLX va
partirà dal 750 watt, e quando questo inverter tornerà utile, torna già utile, tornerà utile in tutti gli impianti obbligatori, nel residenziale nuovo obbligatorio, quindi a prescindere dall'ecobonus. Ma poi dal 1000 al 3300 invece rientra a pieno titolo in tutti i nuovi impianti legati all'ecobonus. Certamente anche 750, è solo che mi pare un po' strano che uno faccia un impianto da 700 watt agganciato all'ecobonus, quando può, insomma, spingersi un po' oltre, grazie per l'appunto anche alla cessione del credito. Funzioni e dotazioni molto simili al TLX, quindi soft touch, uscite mono inseguitore, evidentemente questa macchina, allora, anch'essa la porta COM e la porta per il tool del monitoraggio, e ripeto, sarà disponibile orientativamente verso la fine dell'anno o poco prima. Anch'essa configurabile da app, quindi è un TLX in piccolo, più piccolo. Sistemi di accumulo, anche qui vediamo se via telefono qualcuno mi sta bloccando. No, tutto a posto. Sistemi di accumulo invece qui rappresentano un valore molto aggiunto all'impianto fotovoltaico, soprattutto da adesso in poi, anche se lo è già da molto. Growatt in questi anni è cresciuta in maniera esponenziale anche sul mercato italiano. Credo che oggi stiamo rappresentando forse la prima azienda, o quasi, in termini numerici, di venduto per sistemi di accumulo. E la gamma è evidentemente completa. Ci saranno molte novità con la fine, l'inizio dell'anno, i primi 3 mesi dell'anno prossimo, molte novità importanti. E oggi comunque la gamma, in particolare il monofase, argomento di oggi, è davvero completa, sia per quanto riguarda gli inverter ibridi, eccoli qua in tutte le taglie, doppio inseguitore, le potenze di carica e scarica verso le batterie, possibilità di accessoriarlo per una funzione trifase nei piccoli impianti trifase, ed è possibile ovviamente installarlo anche senza la batteria, ovvero predisposto per la batteria. Funziona perfettamente, anzi, avendo già il meter a corredo, mi permette di monitorarne già gli autoconsumi domestici. Uscita anti-blackout sempre di serie, sotto, impostabile da display semplicemente a 3 click, uscita che ricordo va abbinata normalmente nell'impianto elettrico ad una linea privilegiata con un suo relay di interblocco verso Enel, cosa che viene richiesta ufficialmente da Enel nel caso di attivazione dell'uscita anti-blackout o EPS. Di serie, anch'esso invece di serie, ha la funzione export limit, che permette di non immettere verso rete. Una sorta di isola on grid, talvolta lo chiamo io, che massimizza evidentemente i flussi verso batterie, può non immettere verso rete per le più svariate ragioni, evidentemente. L'autoconsumo anche in questo caso è di serie, proprio perché la macchina è dotata di serie del meter, del TA. E è possibile, appunto, abbiamo detto, montarla in trifase, adottando un meter trifase a parte in questo caso, e le soluzioni di batterie. Ho messo questa per prima come slide rispetto a altre soluzioni che abbiamo da tempo, perché queste sono ormai le più richieste in assoluto, con numeri che rasentano veramente l'importanza, mettiamola così. La batteria da 6,5 con una profondità di scarica del 94,5, è una batteria ultra compatta. Qui non ho messo le dimensioni, ti dico solo che è spessa, profonda 14 centimetri ed è un 46, se non sbaglio, per 76, davvero ultra compatta, ma soprattutto con una profondità di scarica importante. Questa sulla vostra destra è la nuova estetica, che uscirà anch'essa a breve, che sarà comunque una sostituzione uno a uno progressiva, funzioni pressoché identiche e capacità pressoché identiche, solo cambierà un po' l'estetica della nuova batteria. Le soluzioni a batteria modulare, ovviamente a gradini da 2,4 fino a un massimo di poco meno di 20 kWh sul monofase, con le batterie Pilot 2,4. Ovviamente i cover, i box per le batterie, quello di sinistra è il più usato, è un cover piatto da parete con le batterie in verticale, questo è un classico armadietto rack, e le configurazioni per esempio a 13 kWh. Ecco, qui mi soffermo un secondo perché il mercato degli ultimi mesi sta via via passando ad una capacità sempre più ampia delle batterie, anche proprio in funzione del fatto che questo
ecobonus dà diritto alla possibilità di cedere il credito, e quindi il cliente finale dice: beh, ma se io ho tutto in regola, che posso realizzare l'intervento con gli interventi trainanti, agganciarci il fotovoltaico con l'accumulo, beh, non vorrei speculare sull'accumulo, vorrei alzare un po' la capacità, aggiungo io, nei limiti della decenza tecnica, nel senso che mettere un 35 kWh di litio su un impianto da 5 kW fotovoltaico, onestamente non ha molto senso, perché non si caricherà mai quella batteria. Mettere invece un 13, un 15 kWh su un impianto dai 5 o 6 kW fotovoltaici, assolutamente sì, si caricherà, talvolta si caricherà anche un po' prima di quello che avrebbe potuto, ma ricordo a tutti che avere ogni giorno un po' di batteria scarica significa aver buttato via un po' di quattrini tutti i giorni. Avere tutti i giorni la batteria un po' prima carica al 100%, beh, ne ho spesi un po' meno rispetto alla capacità di prima, li sfrutto completamente tutti. Questo kit, vi dicevo, sta piacendo molto perché è una taglia perfetta, un ingombro piccolissimo delle batterie, ma soprattutto informatevi con i vostri presso i vostri distributori o attraverso la nostra rete vendita. Ha un costo molto competitivo che è stato, a onor del vero, un po' forzato proprio nell'ottica di questa crescita esponenziale che stiamo avendo con questa tipologia di batterie. Andando avanti, un passaggio veloce per darvi un promemoria su quello che è il mondo del monitoraggio Grovat. È un mondo trasversale che va da interfacce hardware di tipo Wi-Fi, di tipo LAN, di tipo GPRS con SIM o l'autoapprendente e universale oramai ShineLink, il tutto monitorabile da app o da PC evidentemente. Non credo di aver inserito una slide legata alla piattaforma OSS, ma vi invito tutti a registrarvi su oss.grovat, perché è la piattaforma che vi permette, una volta registrati, con una perdita di tempo di 10 minuti davvero, vi permette di ottenere una password installatore che ad ogni attivazione in cantiere di ogni impianto, quindi vi troverete ad aver finito l'impianto, ad aver agganciato lo ShineLink, ad aver aperto l'app, vi chiede un codice installatore, lo inserite, chiuso, non ve lo chiederà mai più per quell'impianto, tornate a casa e sulla piattaforma vedete già il vostro impianto nuovo caricato uno dopo l'altro e potete monitorarli tutti assieme in forma totalmente gratuita e anche con una certa interattività rispetto al sistema in cantiere, all'impianto stesso. Una carrellata dei sistemi di monitoraggio più diffusi, più utilizzati. Anche qui il plugin, un focus sullo ShineLink. Perché plugin? Perché non ha bisogno di registrazione, perché vige la regola del seriale, e poi per chi lo installa sa come funziona la regola. Le piattaforme le ho già citate e queste sono alcune schermate che vi danno l'idea di che cosa significa avere un impianto monitorato da, in questo caso, PC o da smartphone. Eccolo, in questo caso alcune videate. E verso la conclusione vi do solo un accenno a quello che invece per noi è il mondo delle stazioni di ricarica per auto elettriche, un mondo che sta partendo con i numeri di mercato adesso. L'azienda è una divisione di Grovat, la ATES by Grovat, è ormai già presente in quasi tutto il mondo, in Italia con noi da almeno un paio d'anni. Abbiamo cercato di tenerla rallentata col freno a mano in questi anni per capire verso dove si orientava il mercato. Abbiamo mollato il freno all'inizio di quest'anno e davvero i numeri ci stanno dando ragione. Io ho inserito appunto qualche slide per darvi due, tre informazioni tecniche che credo siano molto importanti, e qui c'è per tutti da imparare qualcosa di nuovo, noi compresi per primi. Le taglie delle wall box vanno dal 3,5 alla 7,2 in monofase e poi alla, scusate, pensavo ci fosse anche l'altra, e alla 11 e alla 22 in trifase. La cosa importante è che queste colonnine sono complete di interruttore differenziale di tipo A più la circuiteria di 6 mA di serie. Quindi l'interruttore differenziale è a bordo della colonnina ed è di serie. Sono complete le monofasi anche del TA, il meter,
per la automodulazione in funzione del contatore della casa in cui vado. Perché? Perché se io comprerò, e vedrete, vi troverete a comprare sempre la 7,2 perché è tarabile, è dinamica, anche la 3,6, ma la 7,2 può gestire più potenze. Vado in una casa che ha un contatore da 4 e attacco la mia colonnina da 7 e non ho l'automodulazione, arriva a casa la signora con l'auto e il contatore scatta perché la colonnina tende a dargli la potenza massima possibile, ma non ho potenza a sufficienza perché ho un contatore da 4 più la casa che va, scatta. Con questo TA che è di serie, impostando la colonnina direttamente dalla app in locale, la colonnina stessa genera un hotspot locale a cui mi connetto con il telefonino, con l'app, e le vado a dire la corrente massima che ho disponibile sul contatore, 32 A se è un 6 kW ad esempio, 16 A se è un 3 kW. Chiudo. Automaticamente la colonnina erogherà verso l'automobile tutto ciò che mi avanza rispetto ai carichi domestici. Altra cosa importante che non mi pare sia scritta qua, forse dopo, le nostre colonnine hanno di serie le funzioni Eco Mode e Fast Mode abilitabili anch'esse da app, oltre che da terminale, e che permettono di caricare l'automobile, per esempio in Eco Mode, solo ed esclusivamente con l'energia fotovoltaica che ho in eccesso rispetto alla casa. Quindi lei va a leggere ciò che sto per cedere alla rete, lo devia verso la colonnina in maniera modulante. È ovvio che dovrò avere una certa pazienza nella ricarica dell'auto, perché se sto cedendo 900 watt, ricaricherò l'auto con 900 watt. E che se quest'altro è scarica mi tocca aspettare 2 giorni e mezzo. Poi c'è la Fast Mode, che invece è una miscellanea tra energia fotovoltaica e prelievo da rete nei termini impostati di massima potenza che le ho indicato io alla colonnina. L'accessibilità tecnica è sul lato, vedete, si intravede l'interruttore differenziale e poi tutte le morsettiere. Ecco qui la schermata della 1122 kW in versione trifase con display di serie, scusate, e lettori RFID di serie sempre integrati, quindi la colonnina diventa abilitabile in 3 modi, da app, da RFID o da PC, da terminale, sempre. E qui un altro foco, un dettaglio sul differenziale, in questo caso tetrapolare a bordo. Le connessioni le abbiamo dette. La possibilità e le funzioni le abbiamo dette prima e i modi di attivare una nostra stazione di ricarica. Alcune delle schermate presenti sulla app che mi permette anche di prenotare e abilitarmi la mia colonnina di casa e quindi attivarne o disattivarne l'uscita. Qualche altra mi dà una serie di dati, mi dà lo storico, mi dà i flussi di energia per singolo utente se sto usando per esempio le card RFID. Con questo io, diciamo, ho finito la presentazione tecnica. Vi ricordo di utilizzare davvero tanto il sito, il portale growatt.it nello specifico, perché è ricchissimo di supporti tecnici, di manuali, di guide rapide alle installazioni, di video, di tutorial, oltre che di schede tecniche, e di seguirci sui nostri, come direbbe il buon promotore, canali social. Detto questo, io voglio andare a vedere un saluto chiaramente da tutti i ragazzi del team dell'assistenza tecnica di Perugia, che coordinano poi anche i centri assistenza dislocati su tutto il territorio nazionale, ve lo ricordo, e quindi c'è la possibilità di farli intervenire direttamente sui cantieri. Detto questo, fatemi vedere un secondo se riesco ad aprire la schermata delle domande, che non ho capito come cavolo posso aprirla, però ci provo. Porcaccia miseria, vediamo. No, non sto riuscendo. Ah, sì, così. Sì, scusate. Allora, vediamo un po'. Saluti, saluti. Allora, questa è, vabbè, sono solo delle cose. Se ho già un impianto fotovoltaico esistente a servizio di un'abitazione, posso ampliarlo, ad esempio, portarlo da 3 a 10 ed usufruire del super bonus? Beh, allora sì, ufficialmente sembra proprio di sì, perché io vado a realizzare, in realtà non ad ampliarlo, ma a realizzare un nuovo impianto, da, in questo caso lei mi dice esistente da 3
portarlo a 10, dovrei realizzare un nuovo ramo di impianto da 7 kW in questo caso. Sarò costretto a passare ad un contatore trifase, quindi anche qui c'è da capire nell'esatto momento in cui vado a toccare il contatore di fornitura come reagisce l'impianto precedente rispetto ad essere o meno collegato al nuovo ramo, però in linea di massima, da quello che ci sta risultando in questi primi casi che ci arrivano di ordini di consulenza e di racconto, sì, chiaramente se è agganciato ad un intervento trainante, ve lo ricordo, il fatto di installare solo il fotovoltaico non vi dà nessun diritto all'ecobonus del 110%. Deve essere agganciato per forza ad uno degli interventi trainanti con il passaggio delle due classi energetiche. Qui ho un'altra domanda. Mi risulta che godere della detrazione le abitazioni devono avere la documentazione in ordine, cioè certificato di vita e conformità. Non ci devono essere in corso richieste di sanatoria. Esattamente, signor Edoardo, esattamente, ed è quello che forse l'ho detto subito dopo, credo magari, deve essere perfettamente in ordine l'abitazione. C'è questa uscita risposta a una FAQ dell'Agenzia delle Entrate delle Marche che dice che cerca di fare un distinguo tra interventi, come li ho definiti prima, interventi piccoli, irrisori, ma non si ha ancora ben capito qual è il punto di confine tra intervento, piccolo e intervento meno piccolo da sanare. Quindi il consiglio evidentemente è di poter fare gli impianti esclusivamente su abitazioni totalmente, totalmente sanate. Chiedo anche per le colonie di ricarica per i monopattini. Sì, allora, no, le nostre colonnine sono assolutamente dedicate ai veicoli elettrici, alle automobili sostanzialmente. So che non ci riguarda, ci sono diverse società, anche qui nel Padovano, che stanno entrando nel mondo delle colonnine per ricarica micromobilità elettrica, e questo sarebbe un aspetto interessante da capire se sono anch'esse agganciabili come ecobonus 110, ma credo ci siano dei vincoli di potenza minima, quindi non sono così, così sicuro. Vediamo infine se ho qualcos'altro. Salve, chi ha un impianto esistente incentivato in conto energia ed eseguo un potenziamento dell'impianto nuovo inverter e moduli più batteria, perdo lo scambio sul posto, ma ho 110 sulla nuova porzione. Dunque, va analizzata comunque, se ho capito bene, un impianto in conto energia ed eseguo un ampliamento dell'impianto stesso con nuovo inverter, moduli e batteria. Ma in realtà, se qua viene eseguito sostanzialmente un nuovo impianto, io vi ricordo che se installate un nuovo impianto all'interno della stessa utenza, nei limiti della potenza contrattuale evidentemente, il gestore di rete vi installa un secondo contatore di produzione, quindi in linea teorica il nuovo impianto viaggerà per le sue cose, quindi con la detrazione fiscale del 50% o se agganciato ad interventi trainanti del 110%, ma avrà ai suoi capi un contatore di produzione dedicato, e quindi la parte di produzione e di misurazione sulla parte del precedente in conto energia non viene toccata. Perdo lo scambio sul posto, ma ho 110 sulla nuova porzione. Certo, perde lo scambio sul posto, sì, della parte nuova, c'è da verificare come si comporta quello precedente. Interessante, magari questa la affrontiamo. Fotovoltaico su tettoia, tale struttura rientra nei 48.000. Beh, immagino che se la tettoia è totalmente condonata, cioè è regolare, e il fotovoltaico su tettoia è agganciato a uno degli interventi trainanti con la dimostrazione delle due classi energetiche, direi perché no, perché non è specificato che i pannelli devono stare sopra le tegole del tetto o non possano stare sopra ad una tettoia regolarmente, evidentemente costruita. Quindi la risposta è sì, certo. Non so se le spese della tettoia rientrano, questo no, onestamente, ma la parte fotovoltaica direi proprio di sì. I contatti preventivi e riferimenti, sì, qua glieli mando a parte.
acquistate il credito, no, l'autoconsumo, acquistate il credito relativamente all'acquisto dei vostri prodotti, no. Signor Giuseppe, noi, la novità importante è stata proprio questa. Noi produttori, aziende produttrici e fornitrici, non siamo, non tanto non siamo tenute, perché sarebbe una sciocchezza, ma non è nell'interesse, a mio avviso, dell'operatore e del cliente finale affidare il credito a un produttore di inverter o sistemi di accumulo, anche perché, ripeto, fornire solo questo impianto non vi dà diritto al 110% da solo, sarebbe solo il 50% eventualmente. E dovreste valutarlo con l'impresa che vi dà il pacchetto, ovvero l'impresa che vi fornisce dal cappotto, se serve, all'intervento termico, al fotovoltaico e al relativo accumulo e colonnina. Ecco, tutto il credito sarebbe bene cederlo o a quell'impresa o alla propria banca che ha messo in moto queste operazioni. Ricordo che l'anno scorso era uscito il fatto di poter cedere il credito, forse l'ho già detto all'inizio, anche a fronte del vecchio 50% dell'anno scorso, ma era vincolato ad un solo passaggio e relativo al proprio fornitore. Successe il panico e onestamente venne tolto a distanza di 3 mesi questo emendamento, perché in quel caso le imprese che potevano accollarsi un credito via via crescente, perché se si parla di 1.000 euro penso che non sia un problema per nessuno, ma quando i numeri cominciavano a diventare pesanti, ed era diventato un problema per molti operatori del settore, perché solo poche aziende, diciamo, a livello nazionale potevano permettersi di acquisire il credito. È caduto quell'emendamento e oggi invece questa soluzione prevista nel decreto rilancio, direi che soddisfa tutti, anche perché ricordo che il credito è cedibile più volte, non ha un limite di cedibilità. E chiaramente andando a perdere le quote di interesse ad ogni passaggio, ma questo non è un problema del produttore, però lei ha la possibilità, o il cliente finale, di cederlo a chi preferisce, all'impresa, ad una società terza, ad una compagnia di assicurazione o all'istituto bancario suo. In una comunità di autoconsumo conta il consumo complessivo di tutto l'edificio e non solo quello del singolo. In questo caso avete previsto una serie di meter da installare in tutte le utenze condominiali e come dialogano con gli inverter. Conta il consumo complessivo. Allora, guardi, adesso la analizzo, però nel caso di un impianto, mi pare di capire, condominiale fotovoltaico con accumulo, conta il consumo complessivo di tutto e non solo quello del singolo utente. Beh, allora, se conta il consumo di tutto e ho montato un impianto totale, centralizzato per tutto il condominio, mi sembra strano per la parte elettrica, beh, ho tutti i dati rispetto al mio sistema di accumulo che ha tutti i meter del caso. Se invece vado a montare un sistema per singolo appartamento, avrò i dati per singolo appartamento che però possono essere tranquillamente sommati e visibili nella loro sommatoria di multi-impianti, per esempio attraverso il portale. Casomai, signor Massimo, anche qua ci scrive 2 righe che le faccio dare una risposta magari molto molto più tecnica di me dall'ingegner Fori, che penso che possa affrontare al volo. Sono tante domande, il credito ho già detto di no, vediamo. Qua c'è un saluto. Possono essere installate nei condomini le colonnine, certamente. Posso ampliare il mio fotovoltaico e beneficiare del super bonus, ma del 50% cedendo il credito? Sì, certo che può ampliare il suo fotovoltaico e può cedere il credito pari al 50%, perché se non è agganciato, dicevamo, ad un intervento trainante, resta il 50% e può cedere il credito, certo. Da Play Store, qual è l'app da scaricare? È per il monitoraggio è lo Shine Phone, anche qui scriveteci mezza riga se volete sotto a InfoGrovat, che ve le mandiamo tutte. È possibile avere il PDF delle slide? Sì, certo. Saluto Luca. Bene, io direi che altre domande, se avete, mandatemele. Io non mi vedo, ma da qualche parte credo di esserci. Vediamo se ci sono. Sì, credo che mi vediate. Insomma, vabbè. Io con questo
Ringrazio, siete stati tanti, tanti partecipanti fin da prima dell'intervento. Vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo di scriverci direttamente a Infogrovat o al numero che purtroppo vi è fornita la cornetta sopra quando avete bisogno per qualsiasi informazione. Grazie ancora dell'attenzione e a prestissimo. Grazie, arrivederci, ciao.